Si quis requirit, cur Rome non sim, quia discessus est. Se qualcuno chiede, si quis requirit, cur Rome non sim, perché non sono a Roma, quia discessus est, perché c'è la partenza di massa per la villeggiatura, scrive sempre Cicerone ad Attico. Quis è il pronome indefinito al nominativo singolare da quis quid, significa qualcuno, non ha un accento proprio, ma si appoggia al termine che lo precede. Questo è sempre costituito da particelle di senso ipotetico o eventuale come sì, se, nisi, se non, num, forse che. Si declina esattamente come il pronome interrogativo quis quid. Esaminiamo il singolare. Al nominativo abbiamo la forma quis per il maschile e femminile, qualcuno, qualcuna, al neutro quid, qualcosa. Genitivo singolare, maschile e femminile, cuius di qualcuno, di qualcuna, cuius rei, neutro, di qualcosa. Al dativo abbiamo cui, che significa a qualcuno, a qualcuna, e al neutro cui rei, a qualche cosa. All'accusativo abbiamo la forma quem, qualcuno, qualcosa, complemento oggetto, al neutro quid, qualcosa. All'ablativo quo, con qualcuno, con qualcuna, oppure a causa di qualcuno, a causa di qualcuna. Al neutro qua re, con qualcosa, a causa di qualche cosa. Passiamo al plurale. Abbiamo la forma qui valida per il maschile e il femminile al nominativo, quindi alcuni, alcune, al neutro quae, ma anche la forma qua, alcune cose. Al genitivo abbiamo quorum, di alcuni, di alcune, al neutro genitivo plurale quarum rerum, di alcune cose. Al dativo quibus, ad alcuni, ad alcune, al neutro quibus rebus, ad alcune cose. Accusativo plurale quos maschile e femminile, alcuni, alcune, complemento oggetto, al neutro quae, ma anche la forma qua, alcune cose, complemento oggetto. Ablativo plurale quibus maschile e femminile, con alcuni, con alcune, a causa di alcuni, a causa di alcune, quibus rebus, con alcune cose, a causa di alcune cose. Si qua spes est, se c'è qualche speranza, ea tota in ac lege est, essa sta tutta in questa legge, scrive Cicerone. Qua, che abbiamo tradotto con qualche, è l'aggettivo indefinito da qui, que, oppure qua, quod, in caso nominativo singolare concordato con il soggetto, spes, anch'esso in caso nominativo singolare. L'uso dell'aggettivo è analogo a quello del pronome quis quid che abbiamo appena visto. La declinazione è identica a quella del pronome relativo.